le valli alpine. Brave nuvole che arrivate. Siamo partiti da qua perché proprio qui c'è una leggenda che parla di fate. E allora il nostro progetto, che era di tornare a raccontare le fiabe e le leggende nei posti in cui erano nate, non poteva che iniziare in un posto in cui c'era una leggenda di fate. C'era un tempo in cui gli uomini e le donne sapevano vedere nelle nuvole che corrono basse lungo le montagne le fate danzare nei loro cerchi. C'era un tempo in cui gli uomini sapevano ascoltare le fiabe, le leggende, le storie e i racconti che il vento narrava soffiando tra le lose dei tetti, tra i rami degli alberi e nelle gole più strette delle montagne. E anche i fiumi e i torrenti raccontavano storie che allora si sapevano. E le fate cosa fanno? Durante le notti di luna piena ballano proprio in questo prato. Insomma, tutte eccitate dalla danza che avevano fatto proprio in questo prato, decidono di andare su alla balma e di staccarla dalla montagna e di andare giù, 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 giù fino all'ancia e di buttarla sopra il ponte in modo da distruggere quell'opera che il diavolo aveva fatto. Così tutte allegre, cantando e ridendo, prendono la pietra e scendono giù, 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 ma il diavolo, che è sempre attento e sveglio, vedendolo arrivare, capì immediatamente qual era l'intenzione delle fate. E così alle tuoni, fulmi e lampi che le poverine si spaventarono e furono costrette a tornare indietro. Perché come sapete, prima che arrivi l'alba ogni cosa deve tornare al suo posto. Ma spingi, spingi con le testoline e con le spalle. Quando arrivarono su, nella balma di Vonzo c'erano quegli incavi strani, quei segni che si possono vedere ancora adesso. Così il mattino dopo, quando i pastori sono andati su alla balma a portare al riparo le pecore, hanno visto quegli strani buchi. Ma cosa sono, cosa non sono? È stata poi una donna di quelle che vanno al mattino presto a raccogliere le erbe medicinali nei boschi a raccontare la storia, perché lei che girava di notte aveva visto le fate che erano scese ed erano tornate su prima dell'alba. Grazie. Maria Savi Lopez ha scritto e pubblicato questo libro che si chiama Le leggende delle Alpi. Lei è stata la prima ad accorgersi che queste fiabe, queste leggende che una volta venivano raccontate tutti i giorni, specialmente d'inverno, quando faceva freddo e la gente stava nella stalla, oppure ogni volta che c'era voglia di raccontare una storia, non si stavano più raccontando. E allora per salvarle le ha messe in questo libro. Un altro fatto curioso è che nello stesso periodo i poeti irlandesi dicevano che anche le fate che avevano abitato il nostro mondo fino ad allora se ne sarebbero andate. Però c'era una speranza, sarebbero tornate dopo 100 anni. E così nel 1997, quindi 110 anni dopo, io e Geraldina ci siamo messi in viaggio, partendo da qua, da Vonzo, dove era sicuro che c'erano le fate, per vedere se le fate c'erano ancora. Allora, la storia è questa. Abitava una volta a Vonzo un signore che si chiamava Giuseppe. Ma siccome aveva il vizio di fumare la pipa, una storia lunga questa, né? Quindi... Se fumava la pipa lo chiamavano Pippette, piccola pipa. Pippette era povero, non aveva neanche una casa, forse non aveva neanche un lavoro, non che si desse molto da fare a cercarlo, per carità. Comunque, se qualcuno gli avesse chiesto cos'è che vuoi, lui avrebbe risposto tabacco per la pipa. Un giorno che Pippette stava andando
a spasso qua nei sentieri intorno a Bonzo, incontra un signore alto, distinto, con una bella barba bianca, che si capiva che era una persona importante. Allora questo signore chiede a Pipette: buongiorno Pipette, come va? Pipette, un po' imbarazzato, dice: guardi, va tutto bene, però scusate, io non vi ho mai visto e voi conoscete addirittura il mio soprannome. E già, dice questo signore, io so tutto di tutti perché sono San Pietro. E allora Pipette: come va? Oh, come vuoi che vada, San Pietro? Sono una miseria così grande che non ho neanche i soldi per comprarmi la pipa, il tabacco per la pipa. Guarda, dice San Pietro, insieme a me c'è il Divin Maestro che sta facendo una passeggiata. Devi sapere che ogni tanto il Divin Maestro concede 3 grazie, perché non gliene chiedi una? Però mi raccomando, dice San Pietro, chiedigli la cosa giusta. E lui pensava ovviamente al paradiso dopo la morte. Non ti preoccupare, San Pietro, che se incontro io il Divin Maestro so ben io che cosa chiedergli. Insomma, Pipette incontra il Divin Maestro, che cosa gli chiede? Tabacco per la pipa. Allora Gesù dice: bene, se quello che vuoi, d'ora in poi avrai sempre tabacco per la pipa. E così da quel giorno Pipette andava in giro per Bonzo col suo bel tabacco nella pipa. Un giorno che stava scendendo a Chialamberto e aveva un sacco sulla spalla vuoto che lui avrebbe voluto riempire con tante buonissime cose, incontra di nuovo San Pietro, che gli chiede: come va? E lui: va meglio di prima, perché adesso il tabacco per la pipa ce l'ho, però se devo dirti la verità, insomma, qualcosa di il maestro avrei ancora da chiederglielo. E San Pietro dice: guarda, mi raccomando, chiedigli la cosa giusta. E lui pensava sempre al paradiso dopo la morte. Non ti preoccupare, San Pietro, che se c'è il Divin Maestro so io che cosa chiedi. Insomma, Pipette incontra il Divin Maestro, che cosa gli chiede? La pipa. No, quella cosa che sto prima. Di avere il sacco sempre pieno. Benissimo, dice il Divin Maestro. D'ora in poi basta che dici Sautandrintal Sok, che in aramaico antichissimo, non crediate, Sautandrintal Sok, e tutto quello che vedi che ti piace finirà dentro al tuo sacco. E così Pipette va giù a Chialamberto, passa davanti alla panetteria, c'era una bella pagnotta grossa così, fumante, Sautandrintal Sok, la pagnotta finisce dentro il sacco. Passa davanti al macellaio, c'era un salamoio lungo così, Sautandrintal Sok, e anche il salame finisce dentro il sacco. Insomma, da quel giorno tutto quello che Pipette voleva e vedeva, bastava che dicesse Sautandrintal Sok e nel sacco andava a finire. Ah, e voglio venire in paradiso. E San Pietro, comodo. Quando potevi chiedere il paradiso dopo la morte, hai chiesto il tabacco per la pipa, il sacco sempre pieno, di far ballare la gente quando suonavi il violino. No, mi dispiace, io qui in paradiso non ti voglio. Poi per trovare più in basso dove c'è il purgatorio. Gli ha chiesto: che cosa vuoi, Pipette? Che cosa voglio, che cosa voglio? Volevo stare nell'aldilà, ma nessuno mi vuole. Non mi vuoi tu in paradiso, non mi vogliono al purgatorio, non mi vogliono all'inferno. Sai cosa faccio? Me ne torno sulla terra. Però, dice Pipette, oramai a me questo sacco non serve più. Puoi mica farmi per cortesia, San Pietro, il piacere di tenermelo tu? E San Pietro, che era un santo, una brava persona, vabbè, se vuoi che ti faccio questo favore te lo faccio. Ma non appena San Pietro ha il sacco dalla parte del paradiso, Pipette dice Sautandrintal Sok. E così alla faccia dei santi e dei diavoli se n'è andato in paradiso. Era furbone, perché era nato a Bonzo.